Individuare un target ben preciso di persone che hanno un bisogno da soddisfare, trovare i modi per farlo, adattarsi al cambiamento, innovare con nuove modalità e nuove tecnologie. Insomma, quella di oggi è un'altra storia di successo di un qualcosa che è nato poco più di 5 anni fa e si è quotato in borsa, creando una realtà davvero, davvero invidiabile. Ne parliamo qui sul mio blog. Tanti anni fa, come le più belle favole, cioè inizia con un tempo, venne ai miei corsi un giovane imprenditore. In realtà non era neanche lui l'imprenditore, il padre era l'imprenditore, lui era il figlio che portava avanti l'attività di famiglia e viene per, insomma, come succede spesso ai miei corsi, per crescere, per migliorarsi, per formarsi, per diventare più performante. Qualche anno dopo mi ritrovo negli uffici di un'azienda quotata in borsa da poche settimane, quindi possiamo farti le congratulazioni perché ancora la cosa è fresca. Soluzione Tasse, una delle nuove quotate in Italia. Gianluca Massini, il suo fondatore. Ciao Gianluca, è un Ciao super piacere essere Rob, qua grande. oggi con te. Allora, io ho raccontato e noi ci conosciamo da tanti anni e io ti ho visto arrivare ai miei corsi quando avevi un po' più di capelli, un po' più scuri, come Sì, non c'era me, neanche la barba al esatto, tempo. e portavi avanti con grande impegno, cercando di farla crescere, l'attività che aveva fatto partire tuo padre, che era un'attività molto old economy, molto tradizionale nel mondo dell'elettricità, giusto? Tuo padre Mio aveva, padre faceva l'elettricista, voglio dire, esatto, quindi. che era diventata una piccola, però non era l'elettricista che va in casa, ma aveva creato la sua piccola Sì, aziendina. era una piccola aziendina chiaramente artigianale, perché in realtà l'aveva fatta lui e mia madre, avevano alcuni dipendenti. Io stavo cercando di fare, anzi, ho fatto poi al tempo, feci il passaggio generazionale, quindi presi un po' in mano le redini, ho fatto crescere qualche collaboratore per metterlo in società con me, e poi sicuramente quel periodo era proprio quello, perché io iniziai a fare i tuoi corsi nel 2006-2007, proprio quando feci il passaggio generazionale rispetto a mio padre, e cercavo di far crescere E questa io mi piccola realtà. ricordo che chiacchieravamo, mi hai chiesto anche due o tre dritte perché volevi, tu avevi in testa l'idea di creare quella cosa e farla diventare più grande, no? Tu hai sempre avuto la Ambizione. mentalità imprenditoriale, l'ambizione. E mi ricordo che volevi creare questa Elettro 113, ve lo ricordo, 112, 112, con 112. i sì, è vero che ti ricordi che ti avevo detto 113, no, perché è quello della polizia, meglio i carabinieri che sono più amichevoli. Elettro 112, questa creazione dove se qualcuno aveva bisogno aveva un Pronto riferimento, un intervento, pronto anche intervento, elettrico. quindi trasformare già in un qualcosa di più grande, no? E quella fu una, diciamo, un'avventura, tra virgolette, perché poi cercai di iniziare a creare un network di elettricisti. Io ho sempre avuto senz'altro l'idea di creare network, no? Quindi di creare aggregazione di professionisti, di professionalità, di competenze, e di crescere anche a livello senz'altro nazionale. E quella fu la mia effettivamente prima esperienza in quell'ambito, non di successo, come tutte le, voglio dire, ci sta, nel senso che all'inizio, soprattutto quando parti dal nulla, devi fare tanta gavetta, e quella fu senz'altro la prima gavetta, perché poi non è che non fu un grande successo quell'iniziativa, anche se comunque crebbe abbastanza, facevamo qualche milione di fatturato comunque al tempo, cavalcammo tutto il mondo delle energie rinnovabili, che poi nacque nella fine negli anni 2008, 9, 10 e così via. E poi però di fatto quell'avventura si è chiusa senza grandi clamori, diciamo così. Però è stato senz'altro qualcosa Però è che mi stato ha. un viatico per uno, vedere la possibilità di fare un qualcosa di più grande, e due, ti ha dato poi gli spunti per creare quello che hai creato. Perché tu da imprenditore ti sei detto: io ho delle difficoltà, ho delle esigenze, ho delle problematiche e nessuno me le risolve e nessuno mi aiuta a risolverle. E quindi da lì è nato Soluzione Tasse, Sì, Soluzione fondamentalmente. Tasse è nato senz'altro la somma di una serie di esperienze fatte negli anni, e
È come, cioè, a un certo punto molto spesso si dice, e poi a un certo punto il successo all'improvviso. Sì, dopo che ti sei fatto un mazzo per 20 anni, poi a un certo punto chiaramente hai successo perché hai collezionato una serie di esperienze, una serie di necessità. Hai anche capito quello che il mercato vuole, quello che hai creato relazioni, hai creato tante cose che poi ti servono per poi metterle a frutto e far partire un'esperienza di successo. E questa è stata effettivamente un po' la mia storia, e in tutto questo in realtà poi noi l'abbiamo anche in parte vissuta insieme, perché poi io iniziai a fare i tuoi corsi quando veramente ancora insomma, ero un bambino, tra virgolette. Poi entrare nel tuo coaching team mi ha permesso di fare anche tanta esperienza nella gestione delle persone, e tutto questo poi me lo sono chiaramente riportato poi nell'esperienza Sì, manageriale che che faccio. Gianluca ha frequentato i nostri corsi e poi poco per volta si è appassionato e mentre portava avanti le sue attività ed era diventato un nostro coach della nostra Academy. E che cosa ti ha dato questo? Che competenze ti ha dato e come te le sei spese poi? Ma le competenze più importanti che mi ha dato sono state senz'altro legate anche alla gestione personale delle proprie emozioni, perché quello è determinante. Più è grande quello che fai, più l'azienda che gestisci diventa grande, più è fondamentale avere leadership su te stesso, cioè capire e direzionare il tuo focus, capire come gestire le persone, gestire i momenti di difficoltà propri e degli altri, che poi comunque gli scazzi ci sono sempre, anche con le persone più vicine a te, Inevitabilmente. inevitabilmente, e essere in grado di leggere quella persona che cosa ti sta dicendo in quel momento lì, andare oltre le parole, capire quello che è il significato veramente di quello che ti sta dicendo, sono tutte componenti determinanti per continuare a crescere, perché poi da fuori sembra tutto facile, ma insomma in realtà non è banale. Anche quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, comunque partire da zero con questa azienda e quotarla in borsa in 5 anni, è stato senz'altro ormai possiamo dirlo, comunque una storia di successo, però fatta anche di tante difficoltà che chiaramente abbiamo dovuto superare. Allora, perché quello che ha fatto Gianluca, secondo me, ha dello straordinario. Cioè, lui da imprenditore dice: io ho un problema, non riesco mai a trovare il commercialista che faccia quello che vorrei che facesse, cioè mi desse una mano davvero a risolvere i miei problemi. In primis, il problema fiscale, che per un imprenditore è un problema in Italia, e a farlo in maniera corretta, perché voglio Questo è un dire, altro non discorso. pagare le tasse sono capaci tutti, o fare cose illegali è facile da fare, ma ha i suoi problemi. Quindi dice: io vorrei qualcuno che mi aiutasse. E quindi, in primis, tu ti sei qui detto: visto che nessuno mi aiuta, ti sei messo lì a studiare come un pazzo Sono messo a tutte studiare. le normative, come in qualche modo la legge ti permetteva di fare quello che non si riusciva a fare. Ma anche lì è stato anche lì poi è partito tutto dal parlare con le persone, no? Perché poi, e quello è un altro aspetto, a saper ascoltare dietro le righe è fondamentale. E ti dico, anche questo poi iniziò paradossalmente a un tuo corso, perché io parlavo lì con gli altri coach dell'Academy, e alcuni che comunque non erano magari tuoi, che lavoravano solo internamente, avevano altre attività, altre cose, e c'avevano il dubbio, ma come faccio a fare questo, come faccio a fare quell'altro? Cose che per me onestamente sembravano ormai normali perché le avevo già studiate e applicate nella mia situazione personale. E da lì iniziare a parlare con quelli, poi con altri ancora, iniziare effettivamente ad ascoltare il mercato. È un'esigenza forte che c'era in quel mercato lì. Avere io per primo risolto questa esigenza, ho iniziato a capire che forse quella competenza che avevo sviluppato poteva essere messa al servizio di altri. Io non sono un commercialista, non sono laureato, però comunque la capacità di trasmettere un concetto a qualcun altro l'ho sviluppata. E da lì forse quello è un altro ingrediente importante di Va questo detto, non successo. sei un commercialista, non sei laureato, ma io lo so, hai studiato come un pazzo, cioè per, credo, almeno 2 anni hai studiato l'impossibile, ok? Un anno intero è stato proprio dedicato allo studio e alla creazione di quel corso che poi è stato l'embrione di tutto questo successo. Che era questa cosa che ha fatto parlare di te tantissimo, perché tu praticamente da imprenditore hai tirato fuori un prodotto online per imprenditori su come riuscire a sfruttare le leggi e i regolamenti a tuo vantaggio in modo da, in maniera legale, pagare il meno tasse possibile, giusto? Corretto. E io sono sempre stato molto legato a quella cosa perché il nome l'avevamo un po' creato insieme, no? Perché era nata un po' così, lui creò questa cosa dell'escapologo fiscale con l'idea dell'Udini, no? L'Udini e ti ricordi che mi avevi Che ti mandato mandai? l'immagine? Io ti ho detto: no, questa immagine non va bene perché è un'immagine negativa, crea questa. E La quindi, copertina, ti mandai la copertina della cosa. esatto. E da un punto di vista comunicativo, ti ho detto: guarda, no, è bella l'idea, ma non va bene così. Però era bellissima l'idea, cioè come Udini si riusciva a liberare dalle catene, no? Liberati dalle catene del fisco, secondo me era bellissimo. Eh sì. Questa roba ti attirò addosso l'ira di Dio di
contestazioni, l'ordine dei commercialisti, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, esatto, le Iene, esatto. Però, poiché le cose le aveva fatte bene, quando arrivarono le Iene per farti un mazzo così, perché l'obiettivo era quello, praticamente sono stati mandati per smascherare il truffatore, per te fu il lancio, no? Perché quando arrivarono le Iene, che comunque iniziarono a mettere mano, insomma, tutto questo, insomma, Mi è ricordo ancora. assolutamente legale. E allora poi sono andati da quello dell'ordine commercialisti e hanno detto, ma questa roba qua. E in effetti No, sì. non l'ordine dei commercialisti, dal direttore dell'Agenzia delle Dal Entrate. direttore dell'Agenzia delle Entrate, E giusto? mi ricordo ancora il tuo commento dopo il video delle Iene che tu mi scrissi su Facebook. L'endorsement delle Iene vale più dell'endorsement del Papa. Sì, Una roba è del verissimo. genere. Perché quando ti arrivano le Iene, io vedi quella cosa in TV, mi hanno detto, sono andate le Iene da Gianluca, ho detto, cacchio, adesso li vanno a... Perché io sapevo che avevi fatto una cosa ben fatta, no? Quando ho visto il servizio, ho detto, cioè, questo vale più che se te lo facesse il Papa, no? Perché le Iene che certificano che la cosa è fatta bene, sono venuti per smascherarti, invece dicono, questo è un lavoro ben fatto, Eh sì. Quello chapeau, no? è stato senz'altro uno degli ingredienti del successo, del lancio, perché poi comunque stava già andando bene, quell'iniziativa era partita un anno più o meno, da quando poi loro sono arrivati, il servizio uscì a dicembre 2016, l'iniziativa era partita a settembre 2015, però è chiaro che lì fu un boost importante perché la visibilità che creò. Ok, lì direi una prima, poi vabbè, tu hai capito che quella non era la via perché metterti così No, in chiaro. maniera antagonista ovviamente faceva parlare di te, però non poteva essere la base su cui creare un qualcosa di più solido. Però secondo me lì è dove tu hai messo alla grande in pratica le cose che hai imparato con noi, cioè in primis la comunicazione, perché tu hai avuto la capacità di andare sul mercato con online, video. A comunicarti in un certo modo, no? E quella cosa lì io lì ho visto molto, no? Di quello che hai fatto con Sì, noi negli ma anni. e non solo quello in realtà, perché allora, prima di tutto dobbiamo dire che 5-6 anni fa era già diverso da oggi, cioè la comunicazione, i social, era un altro, era Cioè, comunque assolutamente. una epoca paradossalmente diversa da Non oggi. c'era Cioè, ancora Instagram. esatto, per dare un'idea. Qualche anno fa non c'era neanche Instagram. E quindi questo fu un aspetto importante. Partito poi con strumenti veramente rudimentali, cioè non è, oggi abbiamo una mega tecnologia, abbiamo visto di là prima, abbiamo un mega studio di registrazione, lì ero in biblioteca dal suocero di Lorenzo a fare questo video con l'iPhone, cioè, quindi parliamo di questo all'inizio. Però senz'altro lì è stato importante mettere una serie di concetti in pratica, tra cui anche la capacità di spiegare con parole semplici concetti complessi, in modo tale da poter arrivare alle persone e anche muovere, anche toccare, anche delle leve emozionali che erano determinanti anche per E l'acquisto. non a caso poi ne parliamo, però perché poi l'evoluzione cosa è stata? L'evoluzione in soluzione tasse è dove tu hai detto non posso andare io così contro, però posso coinvolgere intorno a me, creare un network di commercialisti che la vedano in questo modo e che possano essere formati non a fare il commercialista classico, ma il vero commercialista che lavora per dare soluzioni all'imprenditore. Dico di più, lì, e anche lì entrano in gioco senz'altro la capacità di gestire e di comunicare, è stato determinante la capacità di gestire l'ego dei professionisti. Perché qua, anche quando credo ho Che ricevuto. uno che non è un commercialista e che non è neanche laureato, che in qualche modo dice al commercialista: vieni qua che Ti ti insegno spiego io. io come farlo e poi ti metto insieme ad altri e facciamo una roba che non si è mai fatta. Allora, il concetto, ci sono senz'altro una serie di concetti di cui parlare su questo tema. Uno è anche legato alla capacità di scegliere i commercialisti giusti e lì vuol dire saper leggere le persone. Perché io ho ricevuto qualcosa come 3.000 candidature per entrare nel network, no? 3.000 commercialisti che hanno chiesto di entrare. Quindi vabbè, tutta una serie di filtri, ma alla fine quelli che poi effettivamente entrano, quelli che sono quelli poi nucleo fondante, sono determinanti. Certo. E capire quelli che sono delle teste di cazzo, quelli che invece sono delle persone che sanno lavorare in team, quindi hanno quella quantità giusta di ego che ti permette di essere un professionista di valore, ma allo stesso tempo ti permette di condividere, di lavorare in squadra, di creare, Certo. un ambiente di un certo tipo, e quello è stato un altro ingrediente determinante per Che poi. peraltro quel tipo di professionista, quello che sono bravo, sono capace. Però, ad esempio, mi manca il fatto di non essere... Per molte persone lavorare in team è un valore aggiunto enorme, no? Perché ovviamente c'è un'energia diversa, perché c'è un condivide, c'è una possibilità insieme di creare sinergie e fare molto di più, Sì, no? di contribuire, cioè di dargli anche una visione più grande, di fargli capire l'importanza, l'impatto che ha il loro lavoro, che non è registrare il bilancio e la fattura, ma è
dare valore all'impresa, permettere alle imprese di ottenere qualcosa in più, di utilizzare al meglio le proprie risorse, avere un impatto sociale determinante. E l'altra cosa, direi, aiutare a formarsi, aiutarli a formarsi in quello che gli manca, perché molto spesso i professionisti sono bravissimi tecnicamente, ma ad esempio comunicativamente sono pessimi, quindi tu vai lì, questo ti parla e non capisci cosa ti sta dicendo, o non capiscono la persona che hanno davanti e quelle che sono le sue esigenze, quindi, le sue esigenze, quindi quello in cui tu sei stato bravo, è quello che hai dovuto trasferire a loro. Poi noi siamo molto felici perché poi ci hai coinvolto e noi siamo stati anche parte della formazione delle tue persone e quindi questo dimostra ulteriormente la tua visione, no? Cioè il professionista deve continuare a formarsi, deve continuare a imparare, deve sviluppare abilità oggi Noi che in passato non c'erano, non erano necessarie. abbiamo un'academy interna fin dal principio e investiamo una parte importante del nostro budget anche in formazione, perché comunque la formazione di tutti i collaboratori e anche chiaramente dei professionisti, che non è la formazione tecnica, o meglio, è anche tecnica, noi siamo anche accreditati all'Ordine dei Commercialisti per fargli la formazione e dare i crediti formativi, ma in realtà la formazione che facciamo ai commercialisti è sul public speaking, sulla gestione del cliente, sulla gestione del linguaggio che utilizzo per il Del loro cliente. team nello studio. La gestione assolutamente dei propri collaboratori, cioè tutti questi aspetti qua sono fondamentali se vuoi creare un'organizzazione solida che continua a crescere, perché poi alla fine il business è fatto di persone, tu magari non hai avuto modo, ma se ascolti il discorso che ho fatto durante la quotazione, quando sono alla campanella, ho detto le aziende si fondano su due cose, la seconda cosa sono i soldi, la prima cosa sono le persone. Quindi se tu hai capacità di mettere insieme le giuste persone, di aggregarle leggendo bene il loro mindset, facendo leva sui loro valori, capendo perché lavorano anche nella tua organizzazione, qual è il loro perché di vita e perché il loro perché di vita si sposa con quello che stai facendo, è chiaro che crei un team molto più Certo. forte e che chiaramente si veste la maglietta e butta giù qualsiasi barriera per il Anche successo. perché quello che fate ha, secondo me, proprio una componente di mission e di aiuto concreto che date alle persone che fa star bene chi ne fa parte. Cioè, la promessa del tu imprenditore, quanto paghi di tasse? Il 50%, il 60% o il 70% in alcuni casi, perché con tutti gli orpelli di tasse reali, spesso in Italia si paga questo. Io, fammi dare un'occhiata, penso di poterti far scendere al 30% in maniera assolutamente legale, facendo tutte quante le cose che vanno fatte e così via. Cacchio, è una promessa importante, però che se mantenuta vuol dire migliorare la qualità delle persone, della vita delle persone tantissimo. Aiuta tantissimo le persone e chiaramente fa capire l'impatto sociale. Le persone che lavorano con noi sanno perfettamente l'impatto sociale che abbiamo e lo vediamo anche quando poi incontriamo i clienti per strada. Cioè, come capiterà tantissime volte anche a te, anche a me mi fermano per strada e mi dicono: grazie a te ho fatto questo, grazie a te ho fatto quest'altro, stiamo rischiando di chiudere grazie al fatto che poi mi hai fatto ottenere dei soldi in banca, insomma, poi abbiamo una serie di altri servizi che abbiamo aggiunto nel tempo, non ho chiuso, anzi quest'anno l'azienda sta facendo il doppio dell'anno scorso, piuttosto che grazie a te pensavo di chiudere, invece anzi non ho chiuso, ho assunto due persone in più. Cioè, abbiamo un impatto sociale significativo, le persone che lavorano in questa organizzazione lo sanno, se ne rendono conto e questo li fa alzare anche di più volentieri la mattina per andare al lavoro, questo è senz'altro un ingrediente chiaro. Un'altra cosa che tu, secondo me, sei stato bravissimo a fare, dicevi prima, hai quest'idea del networking, no? Di creare rete, ma all'interno dei nostri corsi, io posso dirlo, nel nostro ambiente, tu hai trovato anche, uno, hai trovato il tuo primo socio, Lorenzo Haidt, con cui avete iniziato a lavorare, quindi vi siete conosciuti proprio all'interno di HRD, e poi hai altre persone, come Emiliano Patalacci, che è stato un nostro coach, anche lui, o Giordano Guerrieri, che è stato un Katia altro nostro. Perci, Katia Secondo, cioè ce ne sono tante. Ok, quindi credo che questa sia una cosa intelligente che tu hai fatto, cioè all'interno dei nostri corsi spesso si incontrano persone che condividono un certo tipo di mentalità, no? Se sono lì, uno, hanno imparato delle cose e due, condividono quella mentalità, quindi tu ti sei anche un po' andato a cercare persone con le quali poter parlare lo stesso linguaggio, no? Sicuramente quello è un qualcosa che è stato molto utile perché poi sono persone che comunque compongono in alcuni casi il management, in alcuni casi hanno comunque ruoli importanti all'interno dell'azienda e poter trovare persone che la pensano come te, che condividono gli stessi valori, che condividono la stessa missione,
sai effettivamente che ti puoi fidare di loro, che non guardano l'orologio, ci cioè sono tutta una serie E di che hanno un certo tipo parametri. anche di formazione, di forma mentis, no? Che hanno sviluppato un certo modo di vedere se stessi e gli altri, si può parlare la stessa lingua. Sono delle cose che senz'altro ho appreso ai tuoi corsi e che ovviamente hanno appreso anche loro perché facevano gli stessi corsi e che sono fondamentali per avere successo. Cioè il fatto di andare oltre gli schemi, di superare, di trovare, alzati e spara, un concetto che insomma all'Academy si usa spesso e quindi devi trovare una soluzione, punto. Stai lì, c'è il problema, non ce l'ha insegnato nessuno, la strada la dobbiamo creare, perché se siamo noi a guidare un'azienda, quella strada va creata, non c'è nessun altro che l'ha percorsa prima di noi e quindi va fatto. E questi sono senz'altro dei valori e un mindset che viene sviluppato anche all'interno dell'organizzazione, come gli orari, cioè il fatto che in HRD, che fa parte del coaching team, gli orari non sono un problema, l'obiettivo è uno solo, è il cliente, il fatto che il cliente porti a casa il massimo da quel corso, il valore che viene dato alle persone e sono tutti i valori che io mi sono chiaramente preso e portato in azienda, perché comunque anche per noi non è determinante quante ore lavoriamo, è determinante il successo del cliente, il valore che diamo al cliente, il cliente che viene prima di tutto il resto, il nostro interesse e veramente il cliente deve uscire dalla nostra consulenza come dai due corsi portando a casa molto di più di quello che ha pagato. Anche perché il tuo successo è basato su quello, perché poi alla fine in un lavoro come il mio e come il tuo, il passaparola, no? Cioè l'imprenditore che è contento e che ha risolto il suo problema di tassazione o migliorato enormemente, quando parla col suo amico imprenditore cosa dirà? Cioè, guarda che io mi sono trovato benissimo da loro, eccetera, eccetera. Quindi è ovviamente il focus sul cliente deve essere Sì. Quello determinante. La guida assoluta. Io questa è una cosa che devo dire dei miei corsi che ritrovo qui da te in azienda da te. Quindi questa cosa è cresciuta così tanto poco per volta da quotarsi in borsa, quindi Eh sì, un nuovo una nuova traguardo, ma nuovo sfida. punto di partenza, no? Perché poi, come tutte le cose, ogni volta che raggiungi un traguardo è comunque un punto di partenza per andare oltre. Quindi è chiaro che la quotazione in pochi anni è un successo oggettivo e quindi in qualche modo sancisce quello che è stato fatto. Ma è chiaro che poi a questo punto cambiano ancora di più le aspettative e le ambizioni. Perché poi prima eri da solo e ti confrontavi da solo, ho fatto il budget e non l'ho fatto, vabbè, problema mio, personale. Ora hai anche, sei un'azienda pubblica, quindi a tutti gli effetti hai gli occhi Devi rendere puntati, conto al devi rendere mercato. conto al mercato e in qualche modo, per come la vedo io, in realtà anche l'impatto è più grande. Perché mentre prima, alla fine, sì, l'impatto che hai sociale è importante, ma alla fine comunque sei una piccola realtà, essere un'azienda pubblica significa, dal mio punto di vista, avere un impatto pubblico, cioè fare in modo veramente di contribuire alla crescita dell'ecosistema, sociale e socio-economico della nostra nazione. Quindi, il livello di responsabilità che hai quando diventi un'azienda pubblica è più alto. E credo che noi abbiamo sposato, tutto il gruppo ha sposato questo concetto e ci siamo messi in testa di raggiungere chiaramente risultati ancora più ambiziosi. Prima della quotazione, devo dirti la verità, in testa c'avevo anche, dico, vabbè, siamo cresciuti tanto, faccio la quotazione così posso un attimo rilassare. No, Sì. questo Ciao. era, questo era il pensiero prima di iniziare. Poi appena ho iniziato il percorso, ho iniziato a misurarmi con il budget, con i piani industriali, con il Nomad, con tutto il resto, dico, ho capito, vabbè, per altri 5 anni, tirare sulle maniche e pedalare. E però devo dire, questa è veramente una bella storia, no? Perché in poco più di 5 anni passare da il nuovo truffatore uscito sui social, adesso l'escapologo e così via, a essere quotati in borsa. E da come parla Gianluca potete capire invece la serietà e la meticolosità nel quale tutto quanto è stato fatto. È veramente bella. È bella perché fa vedere come dietro a un successo c'è sempre comunque una mentalità, una formazione, l'aver essere cresciuti in prima persona, ma aver fatto crescere il proprio team e quindi avere risorse che oggi senza di queste, insomma, non si No, va da nessuna e parte. questo è un altro pezzo secondo me importante della nostra organizzazione, anche questo l'ho detto anche durante il discorso della quotazione, siamo tutti ragazzi di campagna, cioè effettivamente nella nostra organizzazione, soprattutto il top management, pochi sono laureati, nessuno ha fatto master universitari, nessuno viene da grandi multinazionali, ma siamo persone che sono veramente cresciute dal basso, che hanno messo in gioco tutto se stessi, tutta la loro capacità, la loro preparazione, sopperendo con la leadership Bravissimo. personale a tutta una serie di magari carenze tecniche. Esatto, non hanno avuto una formazione, molti di loro non hanno avuto una formazione istituzionale, accademica, ma hanno avuto una formazione personale e di crescita e di spessore e di leadership vera, che
che poi è alla base di tutto, perché poi voglio dire le competenze tecniche alla fine si aggiungono, non è un problema, ma se non Comunque. c'è sotto, non, se non c'è sotto lo spessore vero, no, questo non puoi andare da nessuna parte. No, la determinazione, l'ambizione, tutta una serie di cose non le impari sui libri, ma le hai dentro e a volte sono un riscatto sociale, a volte sono una dimostrazione di voler dimostrare chi sei veramente. Io stesso dico, il successo che poi è stato conseguito in questi anni, è vero, viene da 20 anni di duro lavoro, ma viene anche dal momento più difficile che ho vissuto nella mia vita, no? Nel senso che poi le esperienze pregresse, quando è partito l'idea, perché ancora non era il corso, perché l'idea è partita nel 2014, era probabilmente il momento più difficile della mia vita. E anche lì, quello che ho imparato nei tuoi corsi, il fatto che comunque vivevo in qualche modo anche ogni tanto nel tuo contesto, o il tuo libro, i libri in generale di questo mondo, mi hanno permesso anche di trovare le risorse che mi servivano in un momento buio della mia vita. Perché poi effettivamente quando tutto questo è partito, io ero in un piccolo monolocale di Londra a leccarmi anche un po' le ferite di una serie di iniziative non andate particolarmente bene, no? Quindi anche nei momenti più difficili, se riesci a trovare dentro di te le risorse che servono, poi, diciamo, il balzo che puoi fare è molto più grande rispetto a quello che magari potevi immaginare. Bellissimo, direi che queste sono le parole più belle, secondo me, per chiudere questa nostra chiacchierata, un'ennesima storia di successo. E vi ricordo sempre che vedere qualcun altro che ce l'ha fatta e vedere dietro le quinte il come lo ha fatto, credo sia una delle cose di più grande ispirazione, che ci ricordano che anche noi abbiamo le risorse e possiamo fare. Io personalmente sono molto felice di essere stato parte comunque di questa tua, di questi tuoi anni e visto che siamo amici, penso, e collaboriamo insieme, penso che continuerò a esserlo ancora. È bello davvero vederlo dall'esterno e vedere quello che hai creato e sono davvero felice per te e anche felice per voi che se siete stati qua con noi, fin qua, fino a questo punto, avete ascoltato tutto quanto e quindi sono sicuro che siano stati minuti ben spesi, come sempre d'altronde, nel mio vlog. Grazie Gianluca Massini e ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti.